Anche quest'anno la GEDI, Associazione Genitori Disabili, ha realizzato in collaborazione con l'Associazione Tiracia il calendario 2018, che vede ancora una volta protagonisti genitori e figli che vivono il problema della disabilità. Una tradizione iniziata nel 2007, come ci spiega il presidente della GEDI, Enzo Casale. Dal 2007 realizziamo questo calendario proprio per finanziare l'attività estiva, il gresto estivo dell'associazione stessa. Quest'anno il calendario era stato ideato in maniera un po' diversa, volevamo uscire dagli schemi e abbiamo interpellato degli amici, il professore Angelo Scroppo che ci ha suggerito di poter fare un qualcosa di completamente diverso rispetto ai calendari precedenti. E con l'aiuto di Giuseppe Di Vita abbiamo realizzato questi consigli in un calendario praticamente che poi artisticamente è piaciuto tanto. Avevamo deciso anche di aumentare la tiratura da 400 a 600 copie e devo dire che adesso siamo sold out, nel senso che le copie sono andate praticamente a ruba nel giro di pochi giorni. Noi un successo del genere chiaramente non ce l'aspettavamo. Per il secondo anno consecutivo, gli scatti del calendario GEDI sono stati realizzati da Giuseppe Di Vita, che ha prestato la sua opera gratuitamente. Abbiamo chiesto al fotografo piazzese quali sono state le difficoltà incontrate durante la realizzazione del calendario 2018. La difficoltà principale con questi ragazzi che soffrono di disabilità molto grave è quella del tempo. Cosa vuol dire? Che solitamente se si fa un servizio fotografico con una modella, la modella è a mia completa disposizione, la posso fare stare anche 10 ore ferme fino a quando non realizzo uno scatto ottimale. Con loro invece è totalmente diverso, nel senso che per ogni foto abbiamo impiegato veramente pochissimi minuti, quindi la bravura di tutte le assistenti, dei familiari, è stata quella di preparare prima tutto il set fotografico. Solo all'ultimo momento abbiamo messo, i ragazzi, diciamo, in posa e abbiamo realizzato lo scatto. Quali sono le principali attività della GEDI e cosa deve fare chi volesse dare un aiuto all'associazione? La principale attività della GEDI è quella di un centro diurno ludico-ricreativo aperto tutto l'anno e da quest'anno addirittura aperto anche di mattina e il pomeriggio per poter fare fronte a quelle che sono le esigenze delle famiglie, perché i ragazzi che non vanno a scuola hanno l'esigenza di un posto alternativo alla scuola. Il consiglio che dico io a tutti è quello di venirci a trovare personalmente, poterci visitare, venire a vedere le attività che facciamo, i nostri locali, e automaticamente chiunque poi potrà capire autonomamente che tipo di aiuto e come ci può aiutare. La GEDI si trova a Piazza Armerina, in via Grottacalda 6. Tutte le attività sono pubblicate sul gruppo Facebook a GEDI Onlus Piazza Armerina.